Buongiorno dal Giappone, mi trovo a Yudanaka Onsen e questa notte ha nevicato e sta nevicando un po' anche adesso, pochissimo, però meglio di niente. Adesso cerco un posto dove fare colazione e poi vado finalmente a vedere le scimmie alle terme. C'è anche un bagno pubblico all'aperto dove si possono immergere i piedi e qui ci sono anche gli asciugamani per asciugarsi. Adesso vado a vedere le scimmie, se poi ho tempo, casomai torno, c'è un cartello che indica di fare attenzione perché è molto ma molto calda. Sono arrivato a piedi al sentiero, c'è già parecchia gente nonostante siano solo le 9 di mattina. C'è neve, per fortuna. Infatti bisogna stare attenti a non scivolare. E questo è ciò che mi ci circonda. Bellissimo. Vi racconto una curiosità. Questo scorcio qui è stato utilizzato in una puntata della serie TV Blacklist come esterno di un cottage americano. Non so perché hanno scelto questo, forse era caratteristico, però quando ho visto l'episodio l'ho riconosciuto subito. Le scalinate mi mancavano. Finalmente ho realizzato anche questo sogno di vedere le scimmie nel periodo invernale mentre fanno il bagno nell'acqua termale. In realtà, se voglio fare come Alberto Angela, in realtà non sono scimmie, ma sono macachi fuscata. E loro vanno alle terme perché i macachi a queste altitudini, a queste temperature soprattutto, non potrebbero sopravvivere. Così hanno trovato la strada per raggiungere queste pozze di acqua calda. Inizialmente si erano posizionate dentro una vasca di un onsen e allora gli hanno costruito quella vasca che avete visto e da allora vanno lì. Poi anche in questo caso, come ho già detto, c'è un trucco. Gli buttano da mangiare della specie di grano, infatti le vedete che provvistano tra la neve, è proprio per quello il motivo. Per cui loro sanno che in quel punto c'è l'acqua calda, ma c'è anche del cibo. Il consiglio che vi posso dare è di venire al mattino presto, verso le 9, quando aprono, perché adesso che sono già le 10 e mezza c'è veramente tantissima gente che sta andando. Io me ne sto ritornando a Shibu Onsen, poi vado a Yudanaka Onsen e prendo il treno, perché oggi devo dirigermi verso Matsumoto.
Oggi non ho visto nessun tempio e santuario, per cui almeno uno devo vederlo, e vado a vedere l'Onsenji, un tempio buddista che c'è qui a Shibo Onsen. E in cima a questa bellissima scalinata c'è un santuario shintoista con Piryakyu, una cosa del genere. E prima della scalinata però c'è questo bel faccione di drago. Belle cose che si scoprono così camminando a caso. Ecco come si presenta dall'esterno il mio ostello. Diciamo che già dall'esterno si capisce che non è proprio stato costruito recentemente e che non è tenuto molto bene, visto che c'è della ruggine, le piastrelle anni 60, però il simbolo, bisogna ammettere, è carino. Probabilmente il mio ostello un anno fa, o forse anche meno, era così. Ma intanto lì in cima c'è anche una scimmia. Niente terme per questa scimmia. Ed eccomi sul treno che mi sta portando a Nagano. E poi prenderò il treno che mi porterà a Matsumoto. Sono arrivato a Matsumoto e sto andando a vedere il castello. È la seconda volta che lo vedo, solo che l'altra volta l'ho visto solo esternamente perché c'era tantissima gente. A dire il vero, sono le 4:10, ho solo 40 minuti per visitarlo. Vado direttamente all'interno e poi vedrò meglio l'esterno, anche se ci sono delle impalcature, per cui ci sono sempre lavori in corso in Giappone. Il castello di Matsumoto è stato costruito tra la fine del 1500 e l'inizio del 1600. È uno dei rari castelli in pianura ed è un castello completamente originale. L'interno, come sempre nei castelli originali, è completamente spoglio. C'è l'esposizione di qualche arma, un'armatura, ma nulla di più. La cosa più interessante è vedere com'è la struttura interna in legno e arrivare in cima attraverso delle ripide scale che vi portano all'ultimo piano, da cui si vede una vista a 360 gradi che a suo tempo serviva per controllare che il castello non venisse attaccato da nessuna direzione. Vale la pena di visitarlo? Certamente, come tutti i castelli originali, secondo me vale la pena di visitarlo, sapendo che all'interno non troverete nulla di così eclatante. Sempre meglio però dei tanti castelli ricostruiti in cemento armato che all'interno sono veramente brutti e spesso, come capita nel castello di Nagoya e di Osaka, c'è anche l'ascensore.
Questa è Nakamachidori, una via costellata da magazzini che adesso sono stati convertiti in negozi e caffè. Una via breve ma tradizionale, peccato che passano le auto che rovinano un po' l'atmosfera, però di sera con tutte queste lanterne, queste luci, crea veramente una bella atmosfera affascinante. Appena arrivato alla Ryokan di questa sera, Matsumoto, decisamente migliore di quella di Shibuya Onsen, ha una stanza singola, un bel futon, tutto bello pulito, organizzato, e ho speso solo 30 euro, per cui 5 euro in più rispetto all'ostello dell'orrore.